Sono Rosario Coluccia, sono accademico della Crusca, vi parlo da Lecce. Vi parlerò di una terzina dantesca molto nota. Sono parole che Dante pronunzia nell'inferno, nel primo canto dell'inferno. Egli è in una selva oscura, che è naturalmente il simbolo del male e del peccato, vuole andare verso la redenzione, che è simboleggiata da una luce e da un sole che vede in fondo, su una montagna che è quella del Purgatorio. Il cammino verso l'ascesa è impedito a Dante da tre fiere che simboleggiano i peccati nei quali l'umanità è coinvolta. Sono la lonza, che è il simbolo della lussuria, il leone, che è il simbolo della superbia, e la lupa, che è il simbolo dell'avarizia. In particolare questa lupa lo terrorizza insieme alle altre due fiere e si rivolge per aiuto a Virgilio, che è appena conosciuto e che sarà la sua guida nel regno infernale. Nell'inferno prima e poi nel purgatorio. E le parole sono quelle: vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene e i polsi. Ecco, su questa parte finale voglio soffermarmi. Tremare le vene e i polsi. Capiamo tutti che cosa vuol dire, solo che qui polsi ha un significato un po' diverso da quello che ha nella nostra lingua. Polsi è un latinismo, deriva dal latino pulsum, arteria, e la frase vuol dire mi far tremare le vene e le arterie. Una frase notissima, tante volte la usiamo anche nell'italiano corrente, spesso però la usiamo in modo non esatto, la usiamo dicendo mi far tremare le vene ai polsi o le vene dei polsi. Se però dobbiamo citare una frase dantesca, citiamola in maniera corretta. È un simbolo, anche questo, la presenza di frasi dantesche nella nostra lingua, dell'influenza che Dante ha avuto nella storia culturale e linguistica italiana. Siamo pure noi immersi in una situazione, ci tremano le vene e i polsi a causa del coronavirus. Ma come Dante è riuscito a trovare la strada che l'ha portato verso la salvezza e la redenzione, così pure io sono convinto che riusciremo a trovare la strada per uscire da questa pessima situazione. Auguri a tutti noi.